rappresentano la storia che abbiamo alle spalle, la storia dell'ANPI, la storia degli antifascisti, la storia dei democratici di questo paese, ci rendono orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che continueremo a fare. Ecco perché il mio ringraziamento non formale, certamente personale, certamente a nome dell'ANPI tutta, per un'adesione, un'attenzione, permettetemi, una condivisione di idee, perché essere qui oggi vuol dire che c'è ancora una parte buona della società, c'è una parte buona del nostro paese, c'è una parte buona nel Mezzogiorno d'Italia, tanto bistrattato, e fa capire che ha ancora un senso andare avanti e credere nei valori che sono della Resistenza, nei valori, nei principi rappresentati dalla Costituzione Repubblicana. Quindi senza retorica, ma con convinzione innanzitutto, grazie. Il mio compito modesto è quello di presiedere questi lavori e garantirci un'agibilità di interventi e di confronto. Il ringraziamento quindi in primis va all'ANPI provinciale di Foggia, al suo presidente che è qui alla mia destra, Michele Galante, l'onorevole Michele Galante, che bene fa il suo lavoro. Lo dimostra anche questo momento aggregativo così importante. Grazie di tutti. Ringrazio qui con noi anche alla presidenza, Arcangela Taddio, che è vicepresidente dell'ANPI di Foggia. Ringrazio anche lei. Per continuare in maniera non rituale, come evidente, il ringraziamento particolare e sentito va, se me lo permette, alla mia compagna di viaggio, non solo dal punto di vista reale, vero, autentico e delle tante belle iniziative fatte nel Mezzogiorno, ma quella compagna di viaggio di tutti noi che ci ha saputo prendere per mano e traghettare in questa nuova fase, in questa nuova stagione dell'ANPI, che ci fa essere orgogliosi non solo di averla scelta come nostra presidente, ma di continuare a darle modestamente, ognuno facendo il suo, quel supporto di cui ha bisogno per non sentirsi sola, e questa sala oggi lo dimostra. Grazie alla Presidente nazionale dell'ANPI, che continuerà questo lavoro. Siccome la mia non è un'introduzione, e nel corso e nello svolgimento della serata avrò molte possibilità non solo di ringraziare gli altri presenti, ma anche di garantire gli interventi alle rappresentanze degli altri soggetti, i nostri compagni di viaggio, romperei l'indugio e darei subito la parola a Michele Galante, che introduce questa assemblea.